voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Ciao. Oggi siamo a Barge. Siamo a Barge, che è un piccolo comune della provincia di Cuneo e che è situato ai piedi del Monviso, proprio dove inizia la Valle Po. Barge in realtà ha una storia molto antica, perché risale all'epoca preromana, e nonostante insomma sia molto antica, rimangono oggi molte tracce di quella che è stata la storia e soprattutto il borgo medievale. Ci sono due castelli, il castello inferiore e il castello superiore. Beh, intanto il castello inferiore, come potete vedere qui vicino a me, è situato all'ingresso proprio della città, è vicino alla città. Fu eretto nel XI secolo, rimase in piedi fino al 1400, poi fu trasformato in un convento, e nel 1800 questo convento venne adibito a residenza privata, che è ancora tutt'oggi una residenza privata, come potete vedere. Ma la cosa che rimane di questo castello inferiore a livello proprio di storia è quell'arco che vedete in pietra, dove una volta c'era sistemato il ponte levatoio. Devo dire la verità, che Barge mi piace. Sapete perché mi piace? Perché vabbè, oltre ad aver avuto una storia un po' travagliata, è stata riedificata nel 1700, mi piace perché il patrono che si festeggia è San Giovanni. San Giovanni si festeggia il 24 di giugno, e guarda caso il 24 di giugno è proprio il mio compleanno. Vabbè, e quindi sono così affezionata a Barge. Oggi speravo ci fosse una giornata un pochettino più calda, devo dire la verità, ma non importa. Quindi noi adesso andiamo e percorriamo la strada che vedete su quel ponticciolo per arrivare a quello che sarà il castello superiore. Quindi insomma, viaggiate con me a una cosa che vi faccio vedere, anche se in realtà ci siamo messi proprio dove c'è praticamente questo alto pino. Ecco, dietro questo pino c'è ancora la torre campanaria, che è l'ultima cosa rimasta di quando appunto questo castello inferiore era adibito a convento. Quindi insomma, qualche pezzo qua e là è rimasto, ma noi adesso andiamo su, perché bisogna salire. Come all'oasi, anche oggi c'è il castello. Quindi noi siamo qui, precisamente qui, dove vedete passa sotto il fiume, che è uno dei due fiumi che attraversano Barge. Non mi ricordo, l'Infernotto, boh, non lo so, poi ve lo dico più tardi. Comunque sì, adesso andiamo a fare tutta questa strada per arrivare fino al castello superiore. Stiamo salendo, che fatica, però ho trovato qualcosa che mi può dare ristoro. Secondo voi qui trovo ancora qualcosa all'interno? Guardate, una noce, ma ci sono anche dei pezzi di ghiande, e qui queste sono le ghiande, quindi secondo me qui, lì in qualche posto, magari ci sono anche gli scoiattolini. Che dite, secondo voi? Tanto sento qualche rumore. Chissà se saranno le masche, perché dovete sapere che in questo posto si parla anche di masche.
che alle volte potevano essere delle vecchie oppure dei fantocci, e alle volte potevano essere invece delle bellissime donne che in qualche modo, insomma, si avventuravano e poi cercavano di spaventare. Chissà se incontrerò qualcuno di loro. In realtà le masche si dice siano legate più a un ponte del diavolo. Ma questa è un'altra storia, non è quella che voglio raccontarvi oggi. Ogni tanto ho bisogno di riprendere fiato. Guardate, se venite qui, guardate che bello. Iniziamo a salire, iniziamo a vedere quella che è Barge dall'alto, dove potete vedere anche il comune e segna le 3:30. Voi non potete sentire annusare quello che è il profumo del bosco, ma secondo me il bosco ha un profumo inconfondibile che poi ti mette in moto tanti pensieri, tante idee, ti riporta, almeno a me riporta anche un po' quando ero più piccina, che non amavo proprio i boschi. Però in qualche modo poi il bosco è ritornato nella mia fantasia, forse visto in modo un po' diverso, ma non vi dico ancora niente, no. Prima vi dicevo del ponte del diavolo. Se vogliamo, questo è un ponte che è stato messo a posto nel 2006 e ci porta e ci accompagna a quello che è il castello superiore qui a Barge. E per andare su verso il castello, vedete, facciamo questa mulattiera, vedendo che qualcuno ci ha dato una mano, posizionando qualche pezzo di tronco qua e là per fare una specie di scalinata. Anche perché, oh, sale, certo che per raccontare le storie quanto mi fate faticare. Vabbè, vabbè, va bene, dai, faticherò, non importa. Tanto ho la musica con me sempre, vedete? Guardate, c'ho anche le cuffiette. Me la porto sempre dietro. Va bene, vado, se no arrivo tardi, arrivo troppo tardi. Io voglio salire il più fretta possibile perché io sento tanti rumori, vabbè, oltre ai campanacci delle mucche, ma sento tutto un shhh. Secondo me ci sono delle serpi, quindi io voglio scappare. Comunque siamo arrivati a metà percorso dove c'è la chiesetta che veniva indicata prima, e se venite su di qua riuscite a vedere quello che vi dicevo essere il ponte del diavolo. Ecco, di qui si vede benissimo. Ed è pure carino, eh? Sì. Direi che mi piace. Va bene, andiamo. Andiamo, miei prodi cavalieri. Sono qui in contemplazione, parlo a bassa voce, perché ho scoperto cos'erano quei rumori. Non erano delle serpi, era un cerbiatto. Era là sotto, poi ci ho sentito passare ed ho iniziato a scappare. Non ce l'ho fatta riprenderla. Si è infilato là in mezzo, insomma, al bosco. Però era bellissimo, saltava tutto. Era bellissimo. E sono più contenta, sono più tranquilla, perché a me non ci sono serpi. Che la natura sta parlando dopo il cerbiatto. Anche il picchio. Adesso vado alla ricerca del picchio.
qua, è da farsi. È qua su, non si dove, non lo vedo. Picchio, picchio. Mannaggia, sarà là dietro dove sono tutti le fronde, non si vede. Allora, siamo arrivati a 430 metri d'altezza e siamo arrivati al Castello Superiore, ma ci sono praticamente solo dei ruderi, quindi adesso cerchiamo di addentrarci, sperando che veramente lì dentro non ci siano le vipere, però. Vabbè, andiamo. Quella che è la porta, forse, del Castello Superiore. Ci sono solo più ruderi, ma in realtà l'erba si sta impossessando anche di questi ruderi. È un mucchio di, come si chiama? Mi sfugge, di ortiche. Ce ne sono tantissime, oltre ai rovi, ma siamo arrivati. Caspita, devo dire che, beh, intanto ho trovato il posto dove raccontarvi la mia storia, o meglio la storia che ho scritto, ma volevo farvi vedere, beh, intanto qua non sono venuta ormai anni fa, qui era tutta una distesa di prato e era bellissimo anche potersi sdraiare. Sono contenta perché vedo molti cespugli di more, quindi potrei venire la prossima volta con un cavagnin. E raccogliermi le more, ma a parte questo, per gli amanti della natura, per gli amanti di quello che è il paesaggio naturale, beh, da qui comunque si gode già una bella vista su quello che è il paesaggio dell'Infernotto e, come dicevamo, insomma, quello che poi è Barge, Bagnolo e tutta la zona che poi si estende nelle altre valli fino ad arrivare poi al Pinerolese, Torinese e così via. Qua siamo ancora in provincia di punto interrogativo. Cercate, se avete voglia cercate dove sono questi posti. Va bene, mi sistemo, andiamo a raccontare. La boscaiola. Era una domenica d'autunno come tante altre, fredda e nebbiosa. Una di quelle domeniche che staresti bene sul divano, ma purtroppo la pigrizia non poteva impossessarsi di esse anche quel giorno. Da un po' di tempo era tornata ad abitare da sola in quella vecchia casa ristrutturata dove ogni scricchiolio faceva parlare di sé.